iniziativa che attendiamo ogni anno, è un'eccellenza per la nostra città che si svolge in un luogo bellissimo e è un appuntamento tradizionale. Va ringraziato Arcioni perché ogni anno ci fa conoscere aspetti tradizionali del nostro commercio, prodotti di altissima qualità e anche un po' di innovazione legata all'artigianato. Questa volta di nuovo ci ha anche spronato ciascuno nel proprio ruolo a fare meglio e a essere a fianco alle imprese a manifestazioni come queste e ciascuno di noi prova nel suo piccolo a fare in modo che questa manifestazione e questi produttori, questi commercianti siano veramente la vetrina della nostra città in giro per il mondo. Noi in regione continueremo. Dopo aver approvato la legge quadro sull'artigianato nel 2015, lo scorso mese la nuova legge sul commercio, che ha anche degli strumenti a supporto delle attività commerciali, proseguiremo, dicevo, per approvare una legge ad hoc sulle botteghe storiche, che dia degli strumenti a quei commercianti, a quelle realtà che devono essere più conosciute e che devono anche essere sostenute. Troppo spesso leggiamo di realtà che chiudono. Per questo noi abbiamo bisogno di interventi su tutti quanti i campi, cultura, turismo, commercio, attività produttive, anche un po' di innovazione e abbiamo bisogno di farlo per i commercianti ma soprattutto per la nostra città perché è un pezzo di identità che non possiamo perdere. Il Caffè Greco è un pezzo della nostra identità, anche per chi non ci è mai entrato, sapere che è lì, sapere che ci sono stati dei pittori, degli scrittori che lì si riunivano, poter anche soltanto entrare per dare uno sguardo. Ho seguito fino a qualche giorno fa la vicenda, naturalmente attiene a dei rapporti tra privati, la cosa importante è che su quell'attività esiste un vincolo perché è riconosciuta come attività storica, sono riconosciuti anche gli arredi che esistono in quell'attività. L'auspicio è che si trovi un accordo tra le due parti perché è legittima la richiesta dei proprietari del palazzo di avere un equo affitto. Speriamo di non perdere questo pezzo della nostra storia, della nostra identità e farlo anzi conoscere a più persone possibile.